Bene, buon pomeriggio, sono Lanfranco Licauli, sono direttore marketing e fundraising del Teatro alla Scala. Oggi in realtà però sono qui come neo socio di A Teatro e anche come portavoce di appunto il gruppo di lavoro che prima anche Oliviero ha annunciato, cioè un gruppo di lavoro che in questo periodo ha lavorato sul tema del teatro e turismo. Parlare di turismo in giornate come queste è un po' strano, però ovviamente dobbiamo guardare oltre. Anche strano, devo dire, avere come platea questa numerosa insieme di, non so come si possono chiamare, però diciamo mostriciattoli che Oliviero ha preparato qui davanti a noi e quindi anche oltre a voi che siete in diretta streaming a loro mi rivolgo. Allora, innanzitutto, cosa abbiamo fatto in questo periodo di studio? Abbiamo cercato proprio di capire quello che è l'impatto del turismo nell'ambito del teatro. In particolar modo abbiamo cercato di capire quelle che sono le opportunità colte o da cogliere in questo specifico ambito. Proprio per questo è nato da un'idea evidentemente dell'associazione A Teatro, l'idea di creare un gruppo di lavoro molto folto. Infatti insieme a me ci sono Mimma Gallina, Lucio Argano, Oliviero Ponte di Pino, Patrizia Cuoco, Marta Friel, Alessandra Valerio, Michela Buscema, Monica Abbiati ed Elina Pellegrini. In realtà l'associazione a teatro già da tempo ha iniziato a porsi questo tema del turismo e del teatro, addirittura già dal novembre del 2017, quando appunto l'allora governo Franceschini in qualche modo approvò quello che era il codice dello spettacolo. E già allora un tema di particolare interesse era proprio il creare l'opportunità tra turismo e cultura. Non a caso l'allora governo, l'allora ministero, come quello di tutt'oggi, si chiama MIBACT, proprio legato al tema della cultura e del teatro. Per cercare di fare questa analisi, evidentemente abbiamo cercato di soffermarci su due aspetti. Il primo è un aspetto, diciamo, di studio, e quindi su questo abbiamo creato un cosiddetto gruppo di lavoro legato al tema del benchmark, cioè fare uno studio, un'analisi a livello, per quanto possibile, evidentemente, sia milanese locale che a livello un po' piuttosto ampio, territoriale e nazionale. Il secondo gruppo di lavoro, invece, è un gruppo di lavoro che poi appunto introdurrò, e oggi come portavoce ci sarà l'amica Patrizia Cuoco, si è soffermato maggiormente sul tema delle politiche appunto e sul tema dei finanziamenti, sempre in questo specifico ambito del rapporto tra appunto quello che è il teatro e il turismo. Noi quello che abbiamo cercato di fare per riflettere su questo primo punto, cioè il punto del benchmark e dello studio, abbiamo cercato proprio di capire, innanzitutto, dare una fotografia dell'impatto odierno del turismo nei nostri teatri, capire qual è il valore, qual è l'effettiva presenza, dare anche un po' un confine al termine turista, no? Uscendo da quello che è il luogo comune anche del turista, soltanto come il giapponese o il russo che viene nei nostri teatri, magari d'opera, musicali, eccetera, ma vedere invece il turista in un ambito più ampio, anche chi ha un turismo più locale, un turismo appunto regionale oppure un turismo anche nazionale, e vedere il turista soprattutto come uno spettatore quindi come un'ulteriore opportunità di pubblico e di sviluppo per i nostri teatri. E quindi venendo al primo punto, al punto appunto del benchmark, la nostra appunto amica Marta Friel, che è anch'essa socia di A Teatro e ricercatrice dell'Università IULM di Milano, grazie anche alla quale ha fatto questo primo studio, Marta appunto ha esteso un primo gruppo di lavoro attraverso quello che è l'Associazione Teatri appunto per Milano, che ha in qualche modo creato un primo modello di lavoro di studio di questi questionari che poi è stato esteso a livello nazionale. Io direi però che se siamo appunto pronti, lancerei proprio la prima sintesi dei risultati dello studio fatto da Marta Friel, in collaborazione con l'Università IULM di Milano. Vediamo il contributo. Buongiorno a tutti e molto felice di poter partecipare anche in remoto a questa edizione delle buone pratiche che va avanti nonostante questo momento difficile.
E attraverso le prossime slide presenterò alcuni dei risultati ancora semidefinitivi perché la ricerca non è ancora completa dell'indagine che con Ateatro in collaborazione con Yulma abbiamo voluto fare sulle opportunità di una più stretta collaborazione tra teatro e turismo. E, al di là della congiuntura attuale in cui il turismo ha inevitabilmente subito un arresto quasi totale di questi giorni, sappiamo che si tratta di un settore che è estremamente importante, con flussi in costante crescita in Italia, a Milano, e di un settore che è abbastanza resiliente alle crisi e che quindi ha buone prospettive di recupero quando poi questa emergenza sanitaria sarà passata. E obiettivo di questa indagine è stato quindi quello di andare a indagare in particolare tre aspetti. In primo luogo, comprendere quanto i teatri riescono a intercettare e attrarre un pubblico fatto di non residenti o di turisti, inteso appunto come chi viaggia lontano dalla sua residenza abituale e pernotta altrove almeno una notte. E in secondo luogo, comprendere anche la propensione del mondo del teatro a collaborare in modo più stretto col mondo del turismo e le possibili strategie eventualmente da implementare in questa collaborazione, e poi capire che relazioni ci sono attualmente tra le istituzioni dello spettacolo italiane, e gli operatori, del turismo e di coloro che si occupano di promozione turistica delle destinazioni. La ricerca è stata condotta attraverso un questionario online di una quindicina di domande e si è sviluppata in due momenti. Un primo momento che possiamo chiamare di test su Milano, grazie alla collaborazione con Teatri per Milano, e poi un secondo momento invece di allargamento dell'indagine a livello no nazionale. Hanno risposto all'indagine 78 teatri. La Lombardia è la regione più rappresentata con 25 teatri, seguita dalla Toscana e dall'Emilia-Romagna e anche poi il Veneto. Abbiamo colto l'occasione anche per porre alcune domande relativamente al numero di spettatori annuo, alla tipologia di attività, alla forma giuridica. E naturalmente i dati raccolti riguardano un campione molto diversificato di istituzioni, che lavorano tra l'altro su fronti molto diversi, con dimensioni molto diverse. Da questo punto di vista, l'analisi che è qui proposta troverà necessariamente alcuni aggiustamenti e anche elaborazioni successive appena i numeri saranno definitivi, tenendo conto di queste diversità, perché si tratta di un campione molto disomogeneo. Quello che è interessante notare, prima di tutto, è che tutti i soggetti analizzati dispongono di una grande varietà di strumenti di comunicazione e sono generalmente anche molto attivi sui social, però in molti casi, nella maggior parte dei casi, si tratta di canali dedicati prevalentemente a un pubblico sicuramente italiano e residenziale. Solo nel 40% dei casi i siti, infatti, e la comunicazione in generale prevede una traduzione in lingua straniera, o almeno di alcune sezioni in lingua straniera, e si tratta prevalentemente, laddove presente, della lingua inglese. Soltanto in alcuni casi abbiamo trovato teatri che lavorano con il francese e in alcuni casi con il tedesco. Il pubblico di spettatori fuori regione e quello dei turisti stranieri non risulta al momento molto rilevante per la maggior parte dei soggetti analizzati, ovviamente a eccezione di alcune grandi realtà, in particolare dei teatri d'opera. E però, pur in piccole percentuali, il pubblico non residente è presente, quello italiano in misura maggiore, e sebbene pochi teatri riescano ad attrarre anche un pubblico internazionale, i paesi raggiunti sono numerosi. I principali paesi rappresentati sono quelli del centro Europa e quindi anche i mercati tradizionalmente più rilevanti per il nostro turismo nazionale, quindi l'Austria, la Germania,
E poi da Francia, il Regno Unito senz'altro, ma anche per esempio i Paesi Bassi e altri paesi, e anche extra Europa, gli USA, il Giappone, oltre ovviamente al mercato italiano. È interessante notare come spesso esistano già delle collaborazioni con gli operatori del turismo, in realtà, perché il 44% dei teatri ha in essere delle collaborazioni già con tour operator, ma soprattutto magari con agenzie di viaggio locali, e il 64% ha collaborazioni con il mondo dell'ospitalità, quindi con gli alberghi e le strutture ricettive del territorio. Inoltre il 61% ha dichiarato di collaborare con portali che propongono esperienze di territorio e poi c'è un 39% che è anche presente su un sito come TripAdvisor. Molti teatri hanno indicato di essere interessati e consapevoli delle opportunità del rapporto con il turismo. E gli elementi considerati di maggiore interesse sono quelli legati in particolare alla comunicazione e al reperimento di nuove risorse, come vediamo, la valorizzazione dell'impatto mediatico delle attività proposte e il rafforzamento della capacità di reperimento di risorse non pubbliche. Da questo punto di vista, forse sorprende di non trovare un maggiore interesse invece al tema dell'allargamento del pubblico e al sostegno e la diversificare e qualificare la domanda, su cui in realtà ci sono opportunità interessanti e un grande spazio di lavoro anche in collaborazione con le destinazioni. Penso per esempio a quanto è emerso anche in alcune riflessioni tra i teatri milanesi e soggetti come Yes Milano. Ed è anche interessante notare, nel questionario abbiamo approfondito anche l'esistenza di linee di lavoro, di progetti sul territorio, ci sono numerosi teatri che già lavorano sul territorio in interventi site-specifici in collaborazione anche con i soggetti, che valorizzano territori, beni culturali, che si occupano di, promuovere le destinazioni. Quindi, le opportunità ci sono e c'è anche consapevolezza di queste opportunità. Restano naturalmente una serie di criticità, alcune delle quali saranno oggetto di discussione qui oggi e comunque di ulteriore approfondimento, però ci sono anche una serie di linee di lavoro importanti per la creazione e rafforzamento di nuovi rapporti, occasioni di collaborazione tra turismo e teatro, anche attraverso reti di lavoro formalizzate. E qui un elenco che naturalmente non è esaustivo, quindi di continua promozione della conoscenza del sistema teatro e della sua attrattività presso gli operatori del turismo, che a volte non conoscono il valore e il ruolo che il teatro può avere, e presso i soggetti anche che si occupano di promozione delle destinazioni e per i quali il teatro può essere una grande opportunità di offerta ed innovare l'offerta anche turistica della destinazione di intrattenimento e di offerta culturale della destinazione. Individuazione di nuovi possibili temi e target, di riferimento, e in particolare con un focus anche al turista italiano, in particolare la sensibilizzazione dei territori su cui insistono risorse di pregio, sul ruolo che il teatro può avere nel processo di valorizzazione culturale di queste risorse e poi la creazione di strumenti di comunicazione ad hoc, che abbiamo visto essere un po' il punto forse fragile di una comunicazione verso un pubblico più ampio e non locale, la calendarizzazione strategica e naturalmente tutta una serie di altre cose che saranno poi oggetto di discussione e di dibattito. Vi ringrazio molto e grazie ancora per questo momento importante di discussione e riflessione e lascio a chi viene dopo di me. Eccoci di nuovo qui connessi appunto dallo spazio appunto di Bolzano 29. Ma allora, innanzitutto trovo molto interessante questo commento che Marta ha fatto a questo primo studio sul rapporto tra teatro e turismo.
Io sottolineerei sostanzialmente tre aspetti. Beh, il primo, innanzitutto, che il numero di rispondenti, anche in un lasso di tempo abbastanza breve con cui abbiamo diffuso e raccolto i risultati di questo studio, il numero di 78 teatri a livello nazionale, credo che sia comunque un numero decisamente interessante. Anche un segnale da parte dei teatri di voler cogliere quindi un'opportunità di riflessione comune. Come diceva appunto Marta, evidentemente ancora ci sono delle criticità. Beh, la prima è che, a parte negli ambiti soprattutto del teatro in qualche modo più accessibile, quindi il teatro soprattutto musicale, il teatro d'opera, nel teatro di parola, nel teatro soprattutto appunto di prosa, l'impatto del turismo, soprattutto se lo intendiamo in ottica del turismo internazionale, a parte un po' a sé fanno gli ambiti dei festival, è un impatto, una presenza ancora molto limitata. Però se vogliamo vedere questa criticità come invece un'opportunità, come appunto Marta prima ci diceva, è anche proprio un'opportunità di sviluppo, e uno sviluppo che io credo già da questo, già il fatto che noi oggi siamo all'interno della giornata di A Teatro a fare un panel interamente dedicato a questo, io credo che già questo sia un primo importante risultato. Un risultato soprattutto appunto di rete, anche un'idea di condividere appunto esperienze ed opportunità. Tornando a quello che è appunto un ambito, diciamo, tra virgolette, locale, quindi milanese, come appunto si diceva prima, avremo infatti tra poco anche quello che è un contributo da parte di Elena Grava come rappresentante, dell'Associazione Teatri per Milano, di cui lei è responsabile organizzativa, anche se dobbiamo ringraziare tutti i teatri membri di Teatri per Milano che con grande rapidità hanno aderito a questo questionario, e quindi anche alla loro presidente di appunto Teatri per Milano, Mimma Guastoni, che è stata in qualche modo una delle promotrici di questo studio. Prima di vedere però questo contributo e questo saluto di Elena Grava, io credo che sia importante anche cogliere un'idea, si diceva prima, di opportunità di rete. Infatti oggi non è presente, ma appunto mi ha chiesto di portare un suo saluto anche Luca Martinazzoli, che è promotore di un importante progetto del Comune di Milano, un progetto digitale online che si chiama Yes Milano, un progetto che tutti noi siamo un po' abituati a vedere con dei login sulle varie week milanesi, ma che è qualcosa di più di un logo, evidentemente è un progetto di rete in cui condividere online e non soltanto quelli che sono i programmi, le stagioni, le attività, gli eventi culturali della nostra città. E credo che possa essere, da un primo dialogo che abbiamo avuto insieme a Luca Martinazzoli, anche una opportunità in cui insieme fare una riflessione sulle opportunità da cogliere a livello milanese, città che appunto, a parte gli infausti periodi che stiamo vivendo, dal punto di vista del turismo sta vedendo dei tassi di crescita straordinari, e quindi anche per noi membri dell'ambito culturale, specificamente teatrale, rappresentano una grande opportunità. Vorrei quindi far partire quello che è il contributo di Elena Grava, e vi ricordo che dopo questo contributo ci sarà Patrizia Cuoco, che appunto sarà portavoce dell'altro gruppo di lavoro dedicato appunto a quelle che sono le politiche e i finanziamenti sul tema del teatro e della cultura, e poi alla fine avremo l'amica Mimma appunto Gallina, che tirerà un po' le conclusioni di questo panel. Buona continuazione di lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Elena Grava e sono la responsabile organizzativa dell'Associazione Culturale Teatri per Milano. Teatri per Milano nasce per volontà dei teatri di produzione milanesi. Ad oggi è composta da 18 soci e gestisce l'abbonamento Invito a Teatro a partire dal 2015, dopo la cessazione dell'attività della provincia di Milano. Invito a Teatro è un abbonamento trasversale che permette agli spettatori di scegliere, a seconda della tipologia, tra 4, 8 o 10 spettacoli in 4, 8 o 10 teatri diversi tra i 15 partecipanti all'abbonamento. L'associazione si occupa anche più in generale di promozione culturale. È inoltre un tramite unico per coinvolgere tutti i teatri soci e allo stesso tempo uno strumento che permette ai soci stessi di entrare in contatto con nuove realtà, nuove collaborazioni, nuovi progetti. E questo è proprio quello che è successo con
a teatro e con la ricerca su teatro e turismo. A teatro, infatti, ha contattato Teatri per Milano proponendo ai soci di partecipare allo studio e al questionario come gruppo di test, proprio per sperimentare il questionario prima di lanciarlo su scala nazionale. A loro volta i teatri hanno avuto la possibilità, dovendo appunto rispondere alle domande, di confrontarsi, in certi casi per la prima volta, con delle tematiche legate al turismo. Inoltre le strategie e le applicazioni pratiche della ricerca, potranno essere uno strumento di riflessione utile appunto a tutti i teatri. Teatri per Milano ha quindi aderito con entusiasmo al progetto e speriamo con l'evoluzione positiva di questa emergenza sanitaria di poterci riunire presto per lavorare sui risultati del questionario che state presentando in questo momento. A nome della presidente Mimma Guastoni e del direttivo di Teatri per Milano, ringrazio quindi a teatro e tutto il gruppo di lavoro per questa opportunità che ci è stata offerta. Grazie e buon proseguimento a tutti. Buon pomeriggio. Come ha anticipato Lanfranco prima, il gruppo di lavoro che abbiamo costituito si è documentato anche sulla legislazione, sulle politiche attive per il turismo, la cultura e in particolare lo spettacolo. Abbiamo cercato i collegamenti tra spettacolo e turismo nelle leggi nazionali, in quelle regionali, nei progetti europei e anche in interventi specifici messi in campo dal MIBACT o dagli enti territoriali. E quindi dopo questo mio breve intervento potrete ascoltare il contributo registrato di Elina Pellegrini che darà conto dei contenuti del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 deliberato dal Governo, mentre il contributo successivo di Michela Buscema tratterà i progetti europei. Manca all'appello purtroppo l'esame che abbiamo condotto sulle leggi regionali. Monica Abbiati non è riuscita materialmente a farci pervenire il suo contributo, ma ne daremo conto in un'occasione successiva e sicuramente sul sito di Ateatro. Abbiamo ricercato anche come le leggi e le politiche attive di sostegno dello spettacolo richiamino il turismo, direttamente o indirettamente, e individuino in questa relazione un obiettivo da perseguire. In estrema sintesi, la legislazione dedicata allo spettacolo dal vivo e più in generale alla produzione creativa, e mi riferisco sia alla legislazione vigente che a quella ancora di là da venire, come il codice dello spettacolo che aspettiamo da 2 anni e continueremo ancora a lungo ad aspettare. Bene, questa legislazione individua nell'integrazione della cultura e della produzione creativa con il turismo un obiettivo strategico e prevede interventi diretti e indiretti a questo scopo. Questa constatazione riguarda leggi, come accennavo prima, la cui attuazione e le cui risorse sono ancora tutte da scoprire. Ad esempio, il decreto legge 91 del 2013 recitava disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Nelle disposizioni riguardanti lo spettacolo, il nostro tema non è affrontato dalla legge, ma indirettamente nelle disposizioni per, cito, la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanea, ne è richiamato. È una proposta che possiamo giudicare sicuramente interessante ed è stata ripresa sia dalla legge 175 che nel 2017, emanata nel 2017,
si proponeva l'elaborazione del codice dello spettacolo, di cui a teatro ha ragionato a lungo e che ho prima richiamato, ma è anche ripresa dal recente disegno di legge di cui ci ha parlato Roberto Rampi nel suo precedente intervento, nelle parti che riguardano la concessione in uso di immobili pubblici per attività culturali e creative e la creazione dei quartieri degli artisti, un progetto ancora tutto da scoprire. Si tratta cioè di politiche che riteniamo investano, possano investire sul legame, investono sul legame della produzione culturale con il territorio e noi crediamo che possano contribuire a intrecciare in modo virtuoso la cultura e il turismo. Sono però interventi, come dicevo, tutti da confermare. Non sappiamo se e come saranno attuati e quali risorse e con quali risorse economiche saranno finanziati. Il collegamento dello spettacolo con il turismo è menzionato, riproposto anche tra gli obiettivi strategici del FUS. Abbiamo peraltro constatato che i punteggi degli indicatori di qualità, gli indicatori della qualità artistica riconducibili a questa finalità incidono veramente molto poco nella determinazione dei contributi assegnati ai teatri e ai festival. Quest'ultimi sono, ricordiamo, il settore che più viene ricondotto ricollegato all'attrazione turistica. Noi crediamo che giudicare però questo in modo negativo, questa constatazione, questa verifica in modo negativa sarebbe affrettato e forse anche sbagliato. Ecco, è fatto riconosciuto unanimemente che lo stanziamento annuale del FUS è inadeguato per il sostegno e lo sviluppo del settore e giustamente crediamo è dedicato soprattutto al sostegno della creazione artistica e della produzione. E si deve considerare che, premettere, che la valutazione di qualità artistica è concentrata per tutti gli ambiti e i settori finanziati sui primi tre indicatori, cioè quegli indicatori che premiano il progetto in sé, premiano la qualità delle opere e degli artisti coinvolti. Forse le risorse del FUS, o meglio ancora, ulteriori risorse aggiuntive del MIBACT, potrebbero probabilmente essere investite efficacemente per sviluppare l'intreccio tra turismo e spettacolo attraverso azioni come i progetti speciali e i bandi mirati a sostenere strategie e pratiche organizzative ancora poco sviluppate dagli enti e dalle imprese dello spettacolo, fatto che la ricerca prima esposta da Marta Frill ha verificato. Dal confronto del nostro gruppo di lavoro è emerso quanto questo intreccio su cui abbiamo lavorato tra turismo culturale e spettacolo, possa essere sviluppato attraverso numerose e diverse forme di intervento. Abbiamo anche riflettuto sul valore del sostegno, delle tournée all'estero della nostra produzione, della produzione italiana, dei nostri spettacoli, della loro visibilità e della loro valorizzazione per suscitare curiosità, interesse e attrazione per la creatività e i valori artistici che si esprimono nel nostro paese. E anche abbiamo riflettuto come la valorizzazione della cultura e dell'ambiente per lo sviluppo del turismo al contempo comportino anche l'innovazione dell'offerta turistica, il miglioramento della sua qualità. Politiche efficaci per lo sviluppo integrato di cultura e turismo, inoltre, competono e possono essere portate avanti in modo efficace, ancor meglio forse dalle amministrazioni pubbliche territoriali, che ben conoscono appunto la peculiarità dei loro territori e prima fra tutte le regioni che hanno una specifica competenza su questo. Io mi fermerei qui, visto
diciamo, la consuetudine di a teatro ad interventi molto molto brevi, è perché ancora molti sono i contributi registrati che ci proponiamo di farvi vedere. Come ho anticipato prima, al mio intervento segue il contributo registrato di Elina Pellegrini dedicato al piano strategico per il turismo di 2017-2022. Buonasera, sono Elina Pellegrini e faccio parte del gruppo di lavoro che indaga sulla normativa che riguarda cultura e turismo. In particolare mi sono occupata del piano strategico del turismo 17-22. Con il piano strategico del turismo, il governo italiano si è dotato di un piano programmatico per rafforzare l'Italia come paese dell'arte e della cultura e governare lo sviluppo del settore turistico. Esso rappresenta l'occasione per dare piena operatività all'indirizzo strategico di dotare di una visione unitaria l'Italia del turismo e della cultura, rispondendo all'esigenza di porre il settore turistico e quello culturale e creativo, aggiungo io, al centro delle politiche di sviluppo del paese. Cultura e turismo sono elementi inscindibili per una lungimirante politica di sviluppo dell'Italia, che gode di uno straordinario patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico. Il piano intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del nostro paese, basata sul rinnovamento e ampliamento dell'offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti. Il piano agisce su leve fondamentali come l'innovazione tecnologica e organizzativa, la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale. Turismo e cultura sono gli elementi distintivi del brand Italia e i punti di forza dell'offerta paese. Il binomio turismo-cultura rappresenta il vero asset competitivo del sistema turistico italiano. Nello scenario dei trend a livello globale, il primo elemento di interesse per l'Italia si conferma quello della cultura, insieme al quale viene confermato il sempre maggiore interesse nei confronti di proposte di destinazioni nuove e di vacanze esperienziali, quali motivi di scelta per una vacanza. L'Italia vede riconosciuta nella sinergia turismo e cultura gli elementi distintivi che contraddistinguono il marchio paese. È in atto una trasformazione del cliente che vede come elemento principale la ricerca di esperienze coinvolgenti e memorabili. I valori fondanti della cosiddetta economia dell'esperienza riguardano istanze quali l'entertainment, nel senso dello stare in un contesto specifico, l'educational, ovvero l'apprendimento, l'active, che si sostanzia nel fare, l'aesthetic, che attiene direttamente l'essere. Il viaggiatore è al centro del sistema di valorizzazione. Tutti i servizi e più in generale tutte le condizioni che permettano di trasformare la visita in un'esperienza memorabile vanno orientati alla piena soddisfazione del turista, in modo da spingerlo a tornare e a influenzare tramite la sua narrazione nuove persone a visitare il nostro paese. La priorità di massimizzare la soddisfazione dei viaggiatori ha anche un'altra dimensione, altrettanto rilevante, legata alla promozione del turismo come motore di inclusione, educazione e cultura. Il quadro descritto sottolinea dunque una serie di principi ispiratori delle politiche turistiche e precisi indirizzi in merito ai metodi di costruzione delle strategie. Tali elementi sono stati presi in considerazione sia a livello di metodo sia a livello di merito, confermando che il processo avviato si muove verso l'attuazione dell'indirizzo strategico di dotare di una visione unitaria l'Italia della cultura e del turismo. Con il piano strategico del turismo si pongono quindi le premesse per creare una normativa ad hoc che veda nell'industria culturale e creativa dello spettacolo i soggetti attuatori delle principali finalità individuate in esso, in particolare in quella che viene definita economia dell'esperienza, che permette di trasformare la visita in un'esperienza memorabile.
i linguaggi dello spettacolo e in particolare di quello dal vivo, investendo tutti i sensi, rappresentano il modo più pregnante per rendere indimenticabile l'esperienza vissuta e il luogo a essa associato, senza dimenticarne i contenuti culturali che narrano la storia e il patrimonio diffuso dell'Italia. I luoghi, le città della cultura e dell'arte, divengono spazi non solo di fruizione del patrimonio, ma anche produttrici di cultura, palcoscenici nei quali immergersi, in cui il visitatore viene incoraggiato a un ruolo attivo e interattivo. Non resta quindi al legislatore che attuare una normativa che coniughi i due settori in modo più pregnante, così da dare modo anche alle industrie culturali e creative di fare la loro parte in modo più attivo e raggiungere in modo sinergico l'obiettivo prefissato. Arrivederci. Bene, come vi anticipavo prima, ci dispiace di non poter presentare il nostro lavoro sulle leggi regionali perché per difficoltà materiali non riusciamo a farlo oggi, però il lavoro la riflessione di questo gruppo di lavoro andrà avanti e ci saranno altre occasioni. A questo proposito, chiediamo anche, cogliamo questa occasione per chiedere di inviare a chi le conosce, a chi le ha realizzate, delle pratiche virtuose che hanno potuto essere realizzate o hanno potuto ottenere riscontri positivi sull'intreccio appunto fra turismo culturale e spettacolo e beni culturali. L'intervento successivo, come dicevo prima, è di Michela Buscema che ha ricercato il collegamento, appunto, l'intreccio tra turismo e spettacolo nei bandi dei progetti europei. Buon pomeriggio a tutti e saluti da Bologna. Nell'ambito del gruppo di lavoro sul rapporto tra turismo e spettacolo dal vivo, mi sono occupata di fare un'analisi dei progetti finanziati dai principali programmi europei. In particolare, l'analisi ha riguardato Creative Europe, che finanzia progetti che riguardano i beni culturali come attrattività, ed Erasmus+, dove ci sono dei progetti legati alla professione di operatori del turismo. Per la mia analisi, ho utilizzato alcune parole chiave, quali ad esempio turismo, eventi, esibizioni, attrattività. In Europa Creativa, vi sono molti progetti che vedono l'interazione di artisti e opere con i cittadini e i beni culturali. In generale, i progetti puntano alla ricerca di un nuovo pubblico che può ritrovare nel patrimonio culturale degli elementi di appartenenza. Infatti, il patrimonio culturale è visto come elemento unificante del pubblico, il pubblico anche più vario, in quanto esso svolge un ruolo importante nel definire il senso di identità, che può essere sia nazionale che europea, delle comunità. Due esempi su tutti che ho analizzato: il Network Eri, che promuove i siti del patrimonio industriale europeo, al fine di presentarli come prodotto culturale e turistico tradizionale. Un progetto molto particolare che mi ha colpito è Follow the Vikings. Questo progetto riunisce una serie di partner al fine di far conoscere al pubblico il mondo vichingo e i suoi siti in tutta Europa. E, ad esempio, un'attività molto particolare è quella che esiste un vero e proprio gruppo itinerante di artisti e attori vichinghi, vestiti da vichinghi, che accompagnano il pubblico in mercati storici in tutta Europa o in eventi simili, sempre a tema vichingo. In Erasmus+, invece, troviamo dei progetti che mirano a fornire le competenze di base per il settore turistico e a fornire nuove competenze necessarie per formare un tipo di turismo sostenibile, per promuovere operatori che riescano a creare offerte turistiche culturali, ad esempio attraverso l'uso del social media marketing. Interessanti, infine, per la mia analisi sono stati le strade della cultura,
E che cos'è una strada della cultura? Una strada della cultura è una rete di città, di regioni, di luoghi in generale che promuove la cultura, la storia e la memoria europea e che per questo motivo riceve una particolare certificazione da parte del Consiglio d'Europa. Ne ho analizzati alcuni, qui vi cito quelli che vedono l'Italia come partner. Abbiamo i luoghi di Mozart, che raccoglie una serie di città appunto in cui il compositore visse, la strada dell'olio, la transromanica, la strada europea delle città termali. E caratteristica di queste strade è che durante l'anno, lungo i vari percorsi, vengono organizzati eventi, esibizioni musicali, teatrali, performance, festival, rivolti sia ai cittadini che ai turisti. Vi ringrazio per l'attenzione. Rieccomi qua, ho capito adesso che devo guardare lì, non devo guardare qui, forse così mi si sentirà anche meglio perché guardavo nel microfono, parlavo, insomma, la tecnica non è il mio forte, comunque eccoci qua. Allora, il mio intervento adesso mira a concludere e aggiungere un piccolo segmento alla riflessione del gruppo di lavoro sul rapporto fra turismo e spettacolo. Intanto voglio dire che io personalmente a questa riflessione ci tengo, ci ho tenuto tantissimo, perché penso che sia un aspetto strategico e molto concreto, lo vorrei dire anche a chi sta intervenendo nelle chat, è molto concreto e ha a che fare con le risorse e con l'innovazione tanto artistica che organizzativa. Artistica perché può stimolare a un lavoro che è comunque nelle linee di ricerca più frequentate ultimamente dal teatro, che è il rapporto coi luoghi, i lavori site specifiche, comunque il rapporto col luogo. Organizzativa perché ha a che fare con la decentralizzazione e con la destagionalizzazione dell'attività. E è più che mai strategica oggi, nel momento in cui siamo in questa emergenza che unisce strettamente il turismo con lo spettacolo. E io penso che in prospettiva anche un reperimento di risorse straordinarie, nella logica di un reperimento di risorse straordinarie, valorizzare questo collegamento allo spettacolo potrebbe essere molto utile. Voglio anche dire infine che il turista è uno spettatore, spesso è un potenziale spettatore, spesso è uno spettatore più attento, più aperto e più disponibile di altri. Ci sono moltissimi paesi al di fuori dell'Italia che puntano sul loro spettacolo per attrarre turismo e secondo me dovremmo pensarci un po' più concretamente anche noi. Detto questo, questo gruppo di lavoro è assolutamente in corso, la ricerca di Marta. Che potrà essere, che ha illustrato Marta e che potrà essere ulteriormente ampliata, è un punto di partenza. Il questionario, attenzione, si è rivolto ai teatri, quindi alle organizzazioni che ospitano spettacoli, magari anche spettacoli di propria produzione, comunque che si rivolgono direttamente al pubblico. Quindi andrà sicuramente ampliato, anche se le risposte sono veramente più che soddisfacenti, ma andrà ampliato anche per stimolare i teatri ad occuparsi in prima persona di questo aspetto. I risultati del questionario infatti sono interessanti, ma sicuramente non soddisfacenti. Sono ancora in maggioranza i teatri che proprio non si pongono il problema della traduzione in inglese dei propri siti, proprio non si pongono il problema. Magari parlano tanto di internazionalizzazione, ma non si pongono il problema di comunicare a livello internazionale con riferimento al pubblico. Il mio segmento di ricerca del sottogruppo di lavoro che ha illustrato Patrizia, quindi quello legato alle politiche e ai finanziamenti, che vi sintetizzo velocemente, intendeva occuparsi degli enti turistici che in qualche modo potrebbero favorire un migliore incrocio, un miglior collegamento delle politiche del turismo e delle politiche dello spettacolo. Penso che abbiate tutti sentito parlare di Enit. Enit è stato recentemente riformato, però come ente del turismo credo che abbia compiuto 100 anni quest'anno, quindi è un'organizzazione molto, molto anziana, forse molto, molto antica. Forse non tutti avete sentito parlare di ALES, che è una organizzazione strumentale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per organizzare appunto segmenti di attività nell'ambito soprattutto dei beni culturali. ALES però di recente ha accorpato Arcus, che
Chi segue le buone pratiche si ricorderà che di Argus ci siamo occupati spesso, perché Argus avrebbe dovuto fare creare quel magico incontro proprio fra beni e attività culturali. Quando è stata costituita, questa era la sua funzione. Oggi Arcus, accorpata da Ales, si sta occupando di Arbonus. Anche Arbonus è qualcosa che ha a che fare col nostro tema. Il punto rispetto a questi enti, soprattutto a Enit, che ha come scopo principale quello di promuovere il paese Italia attraverso il turismo, è che questi enti sulla carta considerano lo spettacolo come un elemento qualificante dell'immagine italiana, ma in concreto non operano per la promozione dello spettacolo né in Italia né all'estero. Moderatamente utilizzano a volte l'opera lirica come immagine del teatro italiano all'estero. Però un intervento sistematico di valorizzazione dello spettacolo non è attuato. Penso che ci debba essere messa in atto un'azione politica o delle categorie o di comunque un confronto con l'Enit per fare in modo che questa promozione si realizzi. Anche perché fra le politiche dell'Enit, anche in collegamento con il piano del turismo di cui ci ha parlato Elina, c'è la promozione dei piccoli centri e appunto la decentralizzazione, c'è la valorizzazione di percorsi alternativi, come anche nelle vie europee di cui ha parlato Michela, che possono veramente trovare nelle piccole stagioni, nei festival, negli eventi particolari decentrati, un forte momento di rafforzamento. A proposito quindi bisognerà trovare il modo di razionalizzare, di collegare allo spettacolo anche alle politiche del turismo. Penso che le organizzazioni dello spettacolo dovrebbero rapportarsi con questi enti e anche chiedere una maggiore trasparenza, perché qualche intervento a volte c'è, ma sono interventi di cui siamo pochissima conoscenza. Per esempio, Ales ha fatto un intervento non di un grande importo, si parla di 450.000 euro, ma di attività culturale a favore dei comuni con siti caratterizzati da inquinamento ambientale. Mi piacerebbe sapere se qualcuno che è in ascolto ha mai sentito parlare di questa cosa. Attività culturale a favore di comuni con siti caratterizzati da inquinamento ambientale. Sono stati fra l'altro finanziati progetti molto interessanti, ma non di spettacolo. Quindi stiamo attenti a quello che succede intorno, consideriamo il turismo come un'opportunità vera. Forse non piace tanto ai teatranti la parola turismo, però secondo me è una opportunità molto, molto importante da coltivare. Con questo io chiudo i report relativi al gruppo di lavoro sul rapporto turismo e spettacolo. Ricordo appunto che il lavoro è in corso e in qualche modo ve ne daremo conto prossimamente, cioè un qualche seguito lo avrà sicuramente. E passo al panel successivo, che è quello dedicato al nostro cosiddetto gioco del riequilibrio.